d'ufficio. L'abuso d'ufficio. E l'abuso di atti d'ufficio. Dunque, caro dirigente ospedaliero, ma questo 194, ma come facciamo a farlo applicare e a garantirlo in questo ospedale? Ma di chi è la responsabilità? È delle donne che sono qui e con le lotte se la devono strappare, o è tua? O è tua, caro dirigente ospedaliero? Che, perché una legge dello Stato deve essere applicata e garantita. Non può essere che i movimenti vengono attaccati con atti di repressione perché non rispettano la legge e i dirigenti ospedalieri che non garantiscono la 194 la passino liscia. L'obiezione di coscienza è omissione di soccorso. Ricordatevelo bene, perché questa è una delle tante tappe che ci vedranno protagoniste negli ospedali pubblici a dire che noi